A Marziano, facci ridere. Marziano, facci ridere. Questa celebre battuta tratta dal racconto di Ennio Flaiano, Un Marziano a Roma, che poi è stata un'opera teatrale, è stato persino un film, si adatta perfettamente per descrivere questa estate cinematografica italiana. Perché, però, facciamo una piccola premessa. Il racconto di Flaiano parla di un'astronave che scende a Piazza Borghese e ne scende un marziano, Kunt. Questo marziano chiaramente a Roma desta grande sensazione, tutta la gente accorre, viene invitato anche dal Papa, tutti si affollano intorno a lui, ma come succede, come sono i romani, come siamo noi romani, dopo un po' questo interesse scema, passa. I romani, lo sappiamo, sono pigri, sono cinici, sono, questo è quello che dicono gli altri, noi invece ci sentiamo belli, puri, intelligenti e svelti. In ogni modo, in questa situazione, il marziano alla fine si riduce a essere solo e abbandonato proprio per Villa Borghese. E soltanto un gruppo di ragazzini lo nota e finalmente gli rivolge la parola dicendo: "A Marziano, facci ridere". Questo fatto è profondamente vero oggi, come dicevo, perché c'è davvero un marziano sulla scena del cinema italiano. E questo marziano si chiama Flim. Si descrive così: sono un po' negro, sono italiano, sono un po' cappuccino. Sono al 50% Blanga, al 50% italiano e 100% Torpigna. Tradotto per i non romani, significa che è al 100% di Torpignattara, che è una borgata romana, così chiamata perché l'imperatore Costantino eresse la tomba di sua madre Elena a forma circolare, quindi nei secoli poi alla gente è sembrata una torre, e siccome questa torre era fatta anche con delle anfore, e queste anfore la gente le chiamava pignatte e di conseguenza Torpignatta. E questo è rimasto come un quartiere popolare, molto oggi anche di moda, perché comprende il Pigneto, che sarebbe, diciamo così, la Greenwich italiana, sotto questo aspetto, oppure, o perlomeno quello che vorrebbe essere. Bene, Flim è un regista italiano di 22 anni che è del Bangladesh, nato in Italia, si esprime in un perfetto romanesco, ha una figura incongrua, sembra una specie di cavalletta scura, simpaticissima e disarticolata, quasi una marionetta. È timido, ma in realtà poi è deciso, è, diciamo così, cinico, ma poi si fa trasportare. È incredibilmente romano al 100%, come se avesse generazioni di romani nel sangue. Ma in realtà ha anche questo guizzo straordinario di una originalità che viene da fuori e che lo rende un vero e proprio romano, perché Roma è stata per millenni la patria di tutti gli esuli, di tutte le persone che venivano da ogni parte del mondo. E Flim la impersona perfettamente. Ora, il film che ha fatto, che si chiama Bangla, da Bangladesh, è un film delizioso. È l'unico film che mi ha fatto sorridere in questa estate torrida, che ha rinfrescato la mia anima. A differenza, per esempio, di quel film Il Grande Salto, che mi è sembrata una ammuffita storia degli anni 50, quasi diciamo come se avessimo ripreso i soliti ignoti che erano andati un po' a male. Quindi mi dispiace per Tina Bassi, che fa un'ottima interpretazione, ma il film è veramente povero, e poi è tristissimo tra l'altro. E non mi ha fatto neanche sorridere il film di Antonello Grimaldi, che Restiamo amici, che anche questo sembra una rimasticatura di Amici miei, e anche in questo caso con i personaggi un po' ammuffiti e andati a male, che cercano di dare una vitalità più o meno giovanile e spensierata a una storia che è diventata logora, nonostante gli efficaci colpi di scena, però tutti, come noi diciamo fra sceneggiatori, a macchinetta, cioè tac tac tac, che scattano perfettamente ma non commuovono, non emozionano. Mentre invece Bangla è un film di una freschezza sorprendente, di un'ironia, di una tenerezza. È un film che veramente, come hanno detto molti, e non io soltanto, ricorda Ecce Bombo. È come se il famoso personaggio di Ecce Bombo, Apicella, interpretato da Nanni Moretti, fosse diventato del Bangladesh, o diciamo così, si fosse abbronzato, ma soltanto esteriormente, perché l'animo, il candore e diciamo quello svagato cinismo
sono rimasti gli stessi. Anzi, sono la testimonianza oggi di come l'integrazione funziona, di come in realtà una cultura riesce veramente a modificare le persone, soprattutto a farle crescere, a farle evolvere, a cambiarle, facendole conservare però i propri valori. Perché Farim, il nostro protagonista, in realtà è musulmano, è un musulmano osservante e si muove da musulmano osservante in una Roma multietnica con grande naturalezza. Non è la solita storia di discriminazione, la solita storia del povero emigrato o emigrante che viene vilipeso. No, lui nuota come un pesce nell'acqua, tranquillamente a Roma, parla il dialetto, rimorchia. Rimorchia significa, cioè, aggancia le ragazze, fa le battute molto divertenti sui bianchi e le fa molto divertenti sui neri. Non c'è nessun problema, può parlare di chiunque e di qualunque cosa, con una libertà e una freschezza che incantano. Per questa ragione il film giustamente ha preso il Nastro d'Argento come migliore commedia. Il nostro protagonista, che è anche il regista, sicuramente farà strada perché ha anche nel recitare una grazia e una, diciamo così, sembra il primo Woody Allen, no? Si muove in maniera dolcemente disarticolata in questo mondo, però trovandosi a suo agio. Non è la storia di una vittima, non è la storia di uno che sta ai margini, no, è la storia di un protagonista che si muove secondo il suo carattere, il suo credo, le sue idee e soprattutto il suo modo di vedere il mondo, con il quale non viene a patti, ma proclama la sua libertà. Proclama la sua libertà da ogni dogma, proclama la sua libertà da ogni vincolo e proclama la sua libertà di essere un giovane di oggi a Roma che può amare, che può scoprire il mondo, che può realizzarsi. Grazie.